Salve a tutti e benvenuti alla premiazione della prima edizione di Gamification Lab dedicato al mondo dell'astomia, un contest rivolto agli studenti di informatica che sono stati stimolati ad inventare e produrre un sistema interattivo per educare a conoscere il mondo dell'astomia. Un contest organizzato dalla FAIS, la Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Come tutti i contest, c'è una giuria proprio composta da esperti professionisti e persone portatrici di stomia. Prima di entrare nel vivo della giornata e nella presentazione dei progetti, guardiamo un breve filmato che ci aiuterà ad entrare meglio nella giornata. Eccoci di nuovo con me. Adesso ci sono Pier Raffaele Spena, presidente della FAIS, e Nicola Caione, ingegnere che collabora da tempo con FAIS e project manager di diversi progetti che in qualche modo ricorderemo in questa giornata. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando. Pier, Nicola, voi siete un po' i motori principali di questo progetto della Gamification Lab. Dedicato al mondo dell'astomia. Raccontateci un po', come nasce l'idea e come mai avete coinvolto gli studenti. Pier, com'è nata l'idea? Innanzitutto grazie per l'ospitalità perché come sempre ci siete vicini, per noi questo è fondamentale per far conoscere le nostre iniziative. Detto questo, l'idea nasce diciamo da lontano, nel senso che l'abbiamo più volte detto, una volta con Nicola ci siamo incontrati e ci siamo subito capiti, da una parte l'associazione che vuole creare soluzioni nuove per le persone e dall'altro la conoscenza. Nicola è un profondo conoscitore di questo mondo e quindi ci siamo incontrati, il caso di dire, è iniziato tutto con un progetto che si chiama Smart Ostomy Support che è poi evoluto in Open Med e da lì, diciamo, è partito il tutto. In questo contesto abbiamo poi incontrato il Gamification Lab con tutti i suoi protagonisti e da lì è nata l'idea di dare non solo visibilità a quello che sono i temi a noi cari, l'astomia e l'incontinenza, ma fondamentalmente iniziare una sfida. Perché di solito la disabilità e il gioco vengono visti come due cose che vanno in maniera parallela, riportarle in un unico mondo e provare
con successo, perché poi lo vedremo, è stata una bellissima esperienza, i lavori sono di altissimo livello, portare il gioco all'interno di questo ambito in modo da creare la coscienza delle persone e acquisire degli elementi che fanno non solo per un momento, in quel momento uscire da quella che è la condizione, ma addirittura di formarsi e di formare anche una coscienza non solo personale ma anche collettiva. Personalmente credo che sia molto coerente con quello che la federazione che io rappresento sta facendo in questi anni, cioè quello di sviluppare nuove soluzioni e soprattutto per sparigliare anche un po' le carte di quelle che sono le prassi consolidate. Credo che con questo ulteriore progetto ci siamo riusciti, e questo progetto non è la fine di un percorso, bensì l'inizio di un percorso, perché noi siamo convinti che sperimentare in un ambito più piccolo come il nostro possa essere poi un utilissimo esercizio per poi replicare queste esperienze in altri settori, e su questo noi puntiamo moltissimo. Devo dire che personalmente mi sono divertito molto, è stato un lavoro molto molto serio, lungo, e perché ci siamo confrontati con i ragazzi dei vari gruppi di lavoro del Gamification Lab, che penso ne sapessero poco di stomia e di incontinenza. Loro hanno accettato la sfida, si sono formati, perché poi hanno incontrato professionisti, hanno incontrato persone che vivono la stomia, hanno incontrato un po' tutte le anime di questo mondo, e da lì poi hanno fatto un riassunto e creato le soluzioni che vedremo. E anche questo credo che sia molto coerente con lo spirito della federazione, è quello di fare cose serie, ma non in maniera seriosa, anzi giocando, perché poi alla base del gioco c'è anche quella quota di essere bambino che è dentro di noi, e non a caso i giochi, che sono le soluzioni che sono state scelte dai concorrenti, chiamiamoli così, hanno a che fare con l'ambito pediatrico, che di per sé è già una novità nella novità. Non solo si parla di stomia, non solo si parla di incontinenza, ma addirittura si parla di incontinenza e stomia pediatrica, che è un mondo totalmente da esplorare. Tutto qualcuno questo potrebbe... Pier, qualcuno potrebbe dire che questa è la giornata un po' conclusiva, ma in realtà, come anticipavi, è solo l'inizio di un qualcosa che continuerà. Continuerà. Proprio per questo stavi anticipando alcune cose. Volevo chiedere a Nicola qual è l'obiettivo della premiazione di oggi e del progetto Gamification Lab. Allora, grazie Ferdinando, grazie a tutti. Questo contest fa parte di un progetto, come è stato citato, Smart Ostomy Support, che abbiamo ideato con la FAIS per dare un sostegno a distanza ai pazienti stomizzati e incontinenti. Quando immaginavamo questo progetto era il 2019 e la telemedicina, il rapporto a distanza, sembrava, come dire, una cosa remota, come dire, un qualcosa da poter aggiungere, non una vera necessità. Invece poi la storia è andata in tutt'altra direzione, è diventato quasi il canale principale di assistenza. Tra i vari filoni di questo progetto era anche presente l'idea di utilizzare il gioco per poter dare consapevolezza ai pazienti, ai caregiver e anche formare gli infermieri stomaterapisti. Quindi questo è veramente il primo passo di un'iniziativa che non ha uguali, perché la sperimentazione della gamification in ambito pediatrico nel mondo non ci sono esempi del genere. E coinvolgeremo in questo anche un team del progetto OpenMed, quindi un gruppo di professionisti che operano nel campo dell'open source, quindi svilupperemo una piattaforma che sarà poi ad accesso libero. È un cammino lungo, ma un cammino che ci porterà avanti e soprattutto di frontiera. Noi stiamo alla frontiera della ricerca e della sperimentazione in questo campo, e lo stiamo facendo come associazione di pazienti che si relaziona poi con il contesto degli ordini professionali. Io faccio parte dell'ordine degli ingegneri, che è uno dei partner di questo progetto e che quindi ci sta aiutando con le sue competenze. Quindi una collaborazione che, come dicevi, è nata anche grazie un progetto che è nato anche grazie alla collaborazione del Gamification Lab, un laboratorio dell'Università La Sapienza, e proprio per questo motivo
Abbiamo con noi oggi il professor Francesco Lutrario. Benvenuto, professore. E il professor Emanuele Panizzi, che sono sia uno docente, l'altro coordinatore, giusto? Sì, sì, siamo benvenuti. Due docenti della Sapienza e io sono coordinatore del laboratorio, sì. Professor Panizzi, quando si parla di gamification, che cosa si intende? Si intende l'applicazione di tecniche e aspetti ludici a temi che magari non sono affatto ludici, che non riguardano il gioco di per sé, ma che possono essere trattate con metodologie appunto che enfatizzano la parte ludica. Quanto lavoro c'è dietro a un progetto come quello che hanno realizzato i ragazzi e che vedremo tra poco? Ma su questo sicuramente il professor Lutrario dirà molto più in dettaglio di quello che vi dirò io, ma indubbiamente si è vista da questi ragazzi una partecipazione molto intensa e interessata, no? E un grande lavoro di pensiero e di realizzazione, perché penso che sia da notare soprattutto il fatto che i ragazzi hanno applicato le loro competenze tecnologiche che stanno acquisendo durante gli anni appunto del nostro corso di laurea, le hanno applicate anche a un tema che è particolarmente importante e sensibile e del quale erano probabilmente ignari, no? Come lo è probabilmente chiunque non sia stato purtroppo coinvolto in questo per necessità o per lavoro. E quindi anche l'aspetto tecnologico e le competenze tecniche sono state unite poi a una necessità di capire anche quello che si fa, che ha un valore al di là dell'aspetto tecnologico. E quindi questo mi è sembrato la cosa veramente molto importante di questa esperienza per noi e per i nostri ragazzi. Non è la prima volta che facciamo un contest nel Gamification Lab, ma è la prima volta che facciamo un contest su un tema medico e così. Quindi rivolto alla salute, infatti era una delle domande che volevo farvi, era se vi era già capitato un contest o comunque un progetto dedicato al mondo della salute. Francesco, vuoi rispondere tu su questo? Sì, infatti. Sì, in realtà abbiamo collaborato con un dipartimento di Sapienza per produrre un simulatore per la formazione degli studenti nel trattamento con campi magnetici applicato, diciamo, a problemi psichiatrici. Però era un caso completamente diverso e comunque molto legato alla didattica. Qui invece siamo direttamente legati al problema, siamo, diciamo, rivolti al paziente, siamo rivolti al caregiver, siamo rivolti al personale sanitario, quindi cerchiamo di essere, diciamo, di supporto in questo contesto. Quindi siamo in un campo effettivamente reale, che poi è l'obiettivo del Gamification Lab, cioè il Gamification Lab ha questo di particolare, che dopo la fase di formazione teorica sulle tecniche di game e gamification design e in generale sul gioco e sulle simulazioni, noi coinvolgiamo dei partner, in questo caso grazie all'intuizione e al lavoro di Nicola Caglione, che portano un problema reale, perché poi la gamification vuol dire applicare tecniche di gioco e simulazione in contesti pratici, reali, per spostare il comportamento, spostare la percezione, aumentare la motivazione di una persona, di un gruppo di individui. Quindi le potenzialità sono proprio queste, no? L'utilizzo del gioco per, come diceva Pier, una presa di coscienza di quello che è la stomia in questo caso. Quanto lavoro c'è stato dietro il progetto? I ragazzi hanno incontrato alcuni dei componenti della giuria e dei professionisti. Quanto è durato questo lavoro? Allora, questo lavoro, diciamo, il corso è andato avanti per un intero semestre e dopo la parte teorica si è innestato il rapporto con la FAIS. Quindi dopo la parte teorica sono cominciati degli incontri. La gamification, diciamo così, ha bisogno sempre di tre gambe per sostenersi, per quindi c'è la parte tecnologica, di cui parlava il professor Panizzi, c'è la parte metodologica sul gioco, quindi la conoscenza del gioco inteso sia come atto, come play, che come strumento, come game, e poi c'è la competenza specifica di dominio che è fondamentale, che in questo caso ha coinvolto numerosi professionisti della FAIS, di Poliambulanza, del Bambin Gesù, perché gli aspetti che
devono essere riportati all'interno della simulazione o del gioco, che comunque sono oggetto di formazione, di sensibilizzazione attraverso la gamification, vanno dalla dieta alla gestione pratico effettiva della stomia. Però qui non vorrei anticipare dei temi che sono poi oggetto sia dei progetti, e soprattutto ci sono degli esperti della FAIS per poterne parlare. Comunque il lavoro è tanto, perché diciamo, rispetto a un corso tradizionale, gli studenti devono sì studiare, acquisire competenze e conoscenze pratico teoriche anche in termini di sviluppo del software, ma poi devono rapportarsi tra di loro, creare un progetto, collaborare, confrontarsi con un cliente interno, che in qualche maniera simuliamo noi, i nostri tutor, confrontarsi con il cliente esterno, che in questo caso è la FAIS, che ha, diciamo, contezza di quelle che sono le esigenze specifiche, realizzare un design document, realizzare uno strumento di presentazione, quindi dell'idea e di pianificazione della fase di sviluppo, fare un prototipo, perché questo è il primo insegnamento che diamo ai nostri studenti, è che qualunque gioco o simulazione sulla carta sembra funzionare, poi bisogna metterlo a terra, bisogna farlo diventare un prototipo. Tant'è vero che invito tutti a non farsi condizionare dal lato, come dire, estetico della soluzione, perché il prototipo ha come obiettivo quello di provare le meccaniche, cioè di sperimentare se da un punto di vista ludico simulativo è effettivamente efficace per il target, che tipicamente sono i pazienti pediatrici, ma in alcuni casi, lo vedremo, c'è un target anche multiplo. Ok, quali sono state le caratteristiche, appunto, scelte dalla giuria per decidere i punteggi ed eventualmente il vincitore che vedremo al termine di questa diretta? Allora, sono stati dati punteggi in trentesimi su tre criteri di valutazione. Il primo, la qualità dell'elaborato e la coerenza con gli obiettivi, quindi sostanzialmente quello che noi chiamiamo game o gamification design document, cioè il documento di progetto. Che a sua volta poi si sviluppa in supporto, meccanica, ambientazione, quindi tutti i vari aspetti che poi dovrebbero portano a comporre il prodotto finale. E quindi qui era importante che l'idea fosse non solo efficace, ma ben presentata, ben comunicata e fosse ben progettata per poi passare alla fase successiva. Un secondo criterio è stato il valore assoluto del progetto e la fattibilità, quindi si valuta quanto il progetto è funzionale rispetto agli obiettivi, ma da un punto di vista pratico effettivo, cioè del suo funzionamento rispetto a quel tipo di target, e quanto è anche realizzabile, perché ovviamente se progettiamo un gioco che richiede 10 anni di sviluppo, probabilmente non è compatibile, non è coerente con i nostri obiettivi. E poi che rispetti anche i vincoli al contorno, cioè che possa essere utilizzato nei contesti appropriati e con il target appropriato. Alla fine, l'ultimo criterio è la qualità del prototipo, del mock-up, perché gli studenti potevano scegliere se creare un vero e proprio prototipo tramite un software oppure un mock-up interattivo che comunque rappresentasse le principali interazioni e modalità di gioco. E quindi questo era un criterio a sé stante che va a fare media con gli altri due che ho citato prima. Ok, a questo punto introdurrei Giovanni Bruni, che è il coordinatore uno dei coordinatori del Gamification Lab, e insieme a lui inizierei a parlare appunto del vivo della giornata, cioè dei progetti. Ringrazio il professor Panizzi e il professor Lutrari, ci vediamo sicuramente tra un po'. Grazie a voi. Grazie a voi. E benvenuto Giovanni. Grazie, bentrovati. E Giovanni, coordinare un gruppo di studenti di informatica è, penso sia una cosa semplicissima, ma questo coordinamento c'è stato anche dall'altra parte con i membri della giuria, e Nicola e Pier sono anche membri della giuria, ma con noi abbiamo anche alcuni altri in realtà componenti, e li facciamo entrare così li ringraziamo pubblicamente. Benvenuta Danila Macolotti, benvenuta. Grazie, buongiorno. Anna Chiara Contini e Delfina Santoro, un gruppo di lavoro che ha visto coinvolti appunto
membri della giuria e non solo. Giovanni, raccontaci un po' questo coordinamento. Allora, il coordinamento in realtà è stata un'impresa veramente facile, intanto per la sensibilità, l'intelligenza che hanno dimostrato gli allievi che sono stati coinvolti nel progetto e soprattutto, devo dire, per la eccezionale disponibilità del personale sanitario che nonostante in questo periodo forse più che in altri sia soggetto a un carico di lavoro eccezionale, che è impegnato su un fronte che è importantissimo. Abbiamo parlato tantissimo soprattutto anche di ambito pediatrico, quindi un ambito su cui è necessaria una sensibilità, una capacità eccezionale, e devo dire che c'è stata subito una grande sintonia tra gli operatori e gli studenti, e questo ci ha consentito di lavorare bene nonostante tutte le difficoltà determinate anche dal fatto di essere segregati in questo periodo. Quindi devo dire che il mio lavoro da questo punto di vista è stato molto semplice. Daniela Magolotti, infermiere stomaterapista della Poliambulanza di Brescia. Brevissimamente, cosa ha significato per te questa esperienza? Ma è un'esperienza davvero che mi ha portato in un mondo che è quello del gioco, soprattutto nell'ambito della salute. Quindi ti devo dire che questi ragazzi tutti hanno colto l'anima di questo progetto e hanno portato, come dire, un'iniezione di leggerezza, perché attraverso davvero la leggerezza, il gioco, porteranno questi piccoli pazienti a imparare a gestire l'astomia. Io credo che nell'ambito della salute la gamification abbia fatto una promessa, e questa promessa è quella che questi bambini impareranno a gestire l'astomia giocando. Quindi davvero grazie a tutti per avermi coinvolto, e lavori di ottimo livello. Grazie. Anna Chiara Contini, invece, medico chirurgo pediatra presso l'unità operativa complessa di chirurgia digestiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuta. E anche per lei, quanto è stato coinvolgente questa nuova modalità? Buongiorno a tutti e grazie anche alla mia istituzione per avermi dato questa magnifica opportunità di crescita, perché effettivamente il confronto con delle realtà diverse, insomma quella dell'ingegneria, degli studenti, è stata veramente una sfida per me, perché non è facile a volte comunicare anche l'aspetto psicologico. I ragazzi si sono calati benissimo in questo mondo che è ovviamente completamente sconosciuto a loro, ed è bello perché per l'ennesima volta è la dimostrazione che il gioco, dal gioco si può imparare, e questo ovviamente è la base per la crescita dei bambini e non solo bambini, anche di giovani adulti. Noi abbiamo a che fare con età inferiore ai 18 anni, quindi dai 0 ai 18 anni, quindi poter approcciare alcuni problemi e questa novità, perché l'astomia è effettivamente una modifica del proprio profilo fisico, e affrontarlo come se fosse un gioco e imparare attraverso il gioco è sicuramente la sfida più grande che loro hanno saputo cogliere bene, e tra l'altro hanno saputo attraverso i loro 4 lavori cogliere anche aspetti diversi proprio della quotidianità, della vita sociale, anche appunto della sofferenza che in realtà c'è dietro l'astomia. Grazie. Grazie a lei, e chiedo a Delfina Santoro, qualità di membro della giuria, ma è anche una delle coordinatrici del laboratorio del Gamification Lab, di raccontarci la sua esperienza in questo progetto.
Certo, per me è stato molto interessante anche dal punto di vista professionale, proprio perché avevo già sempre seguito dei lavori del laboratorio anche dall'interno, quindi lo sviluppo di prototipi, e questa volta in giuria invece ho potuto vedere il prototipo e il lavoro dei ragazzi da un altro punto di vista e quindi rendermi anche conto, no, di alcuni aspetti che magari lavorando dall'interno notavo di meno, e devo dire che sono stati veramente molto bravi, perché sinceramente dal punto di vista tecnico questo tipo di lavoro era molto molto più complicato, perché in realtà sono entrati proprio nel merito di alcune situazioni che riguardano la salute, e quindi si trattava di una gamification molto personale rispetto al malato, con un rapporto molto più diretto verso il malato, quindi devo dire che sono stati veramente bravi. Non era facile, secondo me, realizzare dei prototipi così accattivanti, poi, perché sono riusciti a trasformare in positivo degli aspetti molto difficili nella gestione, no? E quindi hanno veramente dato una risposta della gamification, cioè riuscire a rendere più accattivante, meno difficile, quasi avvincente degli aspetti complicati della vita quotidiana di un malato. Grazie. Nicola, la tua esperienza invece in qualità di giurato in questa in questo progetto? Scusami Nicola, nel frattempo ringrazio e saluto i membri della giuria, che in modo da dare la possibilità ai ragazzi di arrivare per presentarci i loro lavori. Grazie a sì, tutti. Sarò. Grazie. Sarò rapidissimo. Arrivederci. Sarò rapidissimo, giusto per dire due parole. Noi siamo partiti che avevamo un'idea, quindi cercare di arrivare a delle soluzioni che potessero essere poi realizzate nella vita reale. E devo dire che tutti e quattro i progetti in gara che adesso vedremo ci hanno dato degli spunti molto interessanti che porteremo a bordo. Quindi ci sarà un vincitore, ci sarà un secondo, un terzo e un quarto, ma in realtà tutti e quattro i progetti ci hanno dato veramente degli spunti rilevanti, e questo l'abbiamo colto tutti i giurati, sia i giurati tecnici, quindi il professor Lutrario e Panizzi, sia i clinici, quindi la parte ospedaliera, che la parte mia ingegneristica. Quindi veramente un ringraziamento a tutti e quattro i gruppi di lavoro che adesso andremo a vedere. Grazie Nicola. Giovanni, ci presenti tu il primo gruppo di lavoro? Stanno arrivando i ragazzi. Allora, ve li presento. Metto una bella... Primo gruppo di lavoro sono gli STEAM, potremmo dire? STEAM è il nome del progetto. È il nome del progetto. L'amico sempre pronto a sostenerti. Fanno parte del gruppo Matteo Pietrangeli, Fabio Donati e Gabriele Tacito, e sono qui con noi, ovviamente. Benvenuti. Salve a tutti. Grazie, buongiorno. Salve a tutti. E io darei subito, se sei d'accordo Giovanni, la parola ai ragazzi, che inizieranno a raccontarci, ci racconteranno come, che cosa hanno prodotto. Ok, certo. Inizia Gabriele. E Gabriele, intanto, mentre apri la nostra mock-up, inizio presentando cosa è STEAM. STEAM è la nostra mascotte che abbiamo creato per questo prodotto. La nostra idea era guidare un giovane ragazzo verso l'indipendenza, poiché si arriva a quel punto di voler essere liberi, di volersi liberare dal caregiver non per un peso, ma perché un ragazzo arriva a quella fase che vuole sentirsi adulto, vuole poter fare una vacanza, andare a dormire a casa dei amici, e quindi abbiamo deciso di crearne un accompagnatore, questo STEAM. E all'interno della nostra applicazione, del nostro gioco, abbiamo fatto sì che la sua funzione fosse duplice, sia un tutorial, un tutoraggio, una guida tecnica, dà una mano al giocatore non solo a sapere come funzionano i livelli, ma anche le informazioni vere, cosa devi evitare di mangiare, come fare la manutenzione, addirittura cosa si può affrontare, per esempio lo sport, che per molti sembra un tabù, ma è un falso mito. Sia anche un supporto emotivo, perché il ragazzo sì vuole l'indipendenza, sì ha paura di essere giudicato, ma al contempo è solo, con un mondo più grande di lui. Così questa figura, che non ha nessuna autorità su di lui, non è un genitore, non è un dottore, lo può accompagnare senza alcuna forma di pressione. Lascio la parola a Fabio, poi presenterà meglio il gioco invece. Esatto, noi allora abbiamo pensato come
gioco, di strutturarlo con tre minigiochi, però l'idea era di fare un'unica giornata in cui il ragazzo potesse attraversare tutte le varie fasi, quindi iniziando in un momento in cui c'è il cambio della sacca, quindi deve andare a selezionare gli strumenti giusti nell'ordine giusto, andare a pulire la sacca, posizionarla correttamente, ritagliare l'adesivo correttamente per prepararsi poi alla giornata che doveva affrontare. Successivamente poi c'era un'altra cosa importantissima, che è l'alimentazione, quindi dovrà andare a selezionare quello che può e non può mangiare. Abbiamo questo personaggio che dovrà andare appunto a scartare o accettare i cibi che potrà mangiare oppure no. Precedentemente, come ha presentato anche Matteo, c'è la possibilità di andare a studiare prima quali alimenti può e quali non può, oppure diciamo andare a tentativi proprio durante il gioco. Successivamente tutti questi due vanno a convergere nell'ultimo, che è appunto il minigioco dello sport, che ha come particolarità quello di essere influenzato dai precedenti, perché sì, il ragazzo si trova a dover tirare un rigore che è quello decisivo per vincere la partita, ma non è unicamente influenzato dall'angolazione del tiro, ma anche da se ha mangiato bene, se ha posizionato bene la sacca, perché se non si è preparato bene a praticare lo sport, magari avrà un tiro più debole oppure non riuscirà ad angolarlo bene. Questo a simboleggiare non sono tre giochi staccati, ma è un tutt'uno, perché deve essere proprio la giornata del ragazzo. Poi invece Gabriele sicuramente ci potrà presentare meglio. L'idea che avevamo era non solo renderlo unico, ma anche la possibilità di dare al ragazzo di personalizzare STEM o personalizzare i giochi, quindi magari sbloccare altri sport, come può essere la pallanuoto, oppure sbloccare altri vestiti di STEM, o anche la possibilità di farlo diventare più un ragazzo o più una ragazza per l'esigenza del bambino. Sì, noi abbiamo deciso di dare un sistema di punteggio al gioco che non potrà mai scendere in negativo, in modo tale che il ragazzo, ragazza, chi sia, potrà decidere, potrà vedere magari dove ha sbagliato, dove può migliorare, in modo tale da potersi migliorare sempre di più e diventare sempre più indipendente mano a mano che va avanti nel gioco. Noi abbiamo deciso di dare questo sistema di punti esperienza, che piano piano sbloccheranno sempre cose maggiori, come appunto possono essere vari vestiti per STEM, in modo tale che appunto può essere più simile ai gusti del ragazzo stesso, in modo tale che appunto lui possa preferirlo. Poi abbiamo deciso anche di dare dei livelli aggiuntivi, in modo tale che c'è sempre un elemento di rigiocabilità e di variazione, in modo tale che inizia col calcio, che è lo sport più famoso, poi può giocare pallanuoto, poi eventualmente magari ci sarà il basket, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso anche di dare la possibilità al ragazzo di rivedere magari le partite precedenti, dove ha sbagliato prima, in modo da potersi sempre di più migliorare e avere sempre con sé anche le informazioni utili appunto per la manutenzione e il cambio della sacca. Sì, appunto la nostra idea, come avete visto, è semplice ma immediata, poiché permette al ragazzo di sviluppare queste conoscenze senza andarlo ad appesantire con cose extra. E questo era STEM, spero vi sia piaciuto sia appunto chi ha partecipato al contest sia chi sta assistendo alla presentazione per la prima volta. Grazie Matteo, grazie Fabio e Gabriele, molto interessante. Io avrei una domanda molto banale, no? Di solito in un gioco c'è un premio, al termine del gioco c'è un premio, avete pensato ad un premio in punteggi, qualcosa, oppure... Allora, sì, come abbiamo deciso di concentrarci come premio, sì, non a una cosa funzionale, ma a una cosa, appunto, abbiamo visto, estetico, ma non solo appunto estetico delle skin, ma anche veri e propri nuovi blocchi di livelli, quindi nuove informazioni. Questo perché? Perché il ragazzo giocherà con l'intento di sviluppare una competenza, e il premio in sé sarà la conoscenza ottenuta senza la fatica e senza diciamo ciò che poi emerge da uno studio, ma che invece sono i frutti della gamification vera e propria. Nicola e Pier, avete delle domande da fare ai ragazzi? Ma in realtà gliene abbiamo fatte tantissime durante tutto il percorso, penso che a me quello che colpisce è che dalla prima volta che ci siamo incontrati, dove sembravamo marziani che raccontavamo cose di gente strana, quali possono essere sistematizzati in continente, oggi quello che mi impressiona è la
grande padronanza con cui anche dal punto di vista terminologico i ragazzi parlano di queste cose, e credo che comunque abbia stimolato in generale anche la loro, ne hanno bisogno, diciamo, fantasia nel pensare soluzioni, perché per noi quello è il futuro assolutamente. E poi io da umanista, con tutti questi ingegneri a capo di tutti, ci metto Nicola, diciamo, mi sento sempre, diciamo, in minoranza, però è il bello, diciamo, delle diversità. Io ho imparato tantissimo e da loro anche, quindi li ringrazio, mi fa piacere che oggi siamo qui, è bellissimo tutto questo. Beh, sicuramente il merito è anche il vostro, ci avete accompagnato in ogni passo e a ogni nostra curiosità e domanda siete sempre stati pronti a colmarle, quindi è sì nostra curiosità, ma anche un vostro grande aiuto che ci ha permesso anche di fare questo percorso così, sicuramente. Il giusto mix. Sì. Sì. Abbiamo già vinto sostanzialmente, no Pier? Perché il compito è quello di divulgare le conoscenze tra i tanti compiti, quindi mi sembra di capire che abbiamo già vinto tutti. Io ringrazio i ragazzi e chiedo a Giovanni di farmi capire, perché poi io non sono un ingegnere, quanto è stato difficile di trasformare in parole semplici quello che hanno realizzato i ragazzi nel progetto. Grazie ragazzi. I ragazzi in questo progetto si sono concentrati in particolare su un'esigenza umanista, forse condizionati da Pier Raffaele, cioè sull'esigenza di realizzare qualcosa che permettesse al giocatore, in questo caso un giovane giocatore, di sentirsi a suo agio in un contesto dove diversamente sarebbe difficile avere questo tipo di sensazione. Quindi gli aspetti tecnici sono stati sicuramente rilevanti, hanno studiato, come è stato descritto poco fa, hanno studiato insieme al personale medico quali sono le esigenze, per esempio di sostituzione, di cosa si deve fare per sostituire la sacca in modo opportuno, ma soprattutto si sono preoccupati di creare con la loro applicazione una situazione ludica che consentisse, che desse una leggerezza e che consentisse al giocatore di vivere questa realtà in modo meno pesante rispetto a quanto non accada, probabilmente non possa accadere nel corso della sua vita quotidiana. Insomma, questo mi sembra l'aspetto più rilevante del loro lavoro, il fatto di aver pensato di costruire una specie di aiutante che addirittura personificato, come avete visto, che aiuti il giovane paziente ad accettare anche la situazione in cui si trova. Passiamo all'altro, al secondo progetto, e lo introduco con la slide, un altro personaggio, mi sembra di capire, non avendo ancora ascoltato le presentazioni, Ostomazze, e il nuovo personaggio dell'altro gruppo che presento, eccoli, Pietro Dondi, Ryuxan Xun, sicuramente avrò sbagliato e me ne scuso, Anton Volkov, che ovviamente sono qui e li saluto. Benvenuti. Salve. Salve. Manca un componente, ma mi auguro arrivi presto. Sì, sì. Credo di sì. Ok, eccolo. Benvenuto, Anton. Ecco sì. Diamo subito la parola a voi per presentarci il vostro personaggio, il vostro progetto. Assolutamente. A voi. Ecco la presentazione. Sì, ce l'abbiamo. Ok. Ok, allora comincio io. Noi siamo il gruppo Hot Pink, denominato anche come FF69P4. Il nostro progetto è un videogioco per smartphone, denominato come Ostomazze. Il nostro è comunque un gioco d'azione dove si potranno esplorare labirinti e sconfiggere mostri al suo interno, e durante il gioco potenziare il giocatore, in caso riesca a trovare oggetti sparsi per la mappa. Noi abbiamo sviluppato questo gioco principalmente per un target molto giovane, ovvero bambini tra gli 8 e i 12 anni. Questo significa che il gioco deve essere innanzitutto divertente,
quindi invogliare il giocatore a giocare. In più il gioco è molto rigiocabile grazie ai livelli generati casualmente, quindi non vogliamo offrire un'esperienza usa e getta. Per quanto riguarda la funzione di gamification, l'applicazione si pone come obiettivo quello di aiutare lo stato psicologico del paziente. Quindi anche aiutarlo ad accettare la propria condizione. Quindi in questo la storia è parte fondamentale dell'esperienza. Essa infatti parla della racconta delle avventure di un eroe, il quale dopo uno scontro mortale col drago si è ritrovato sconfitto e con la condizione stomatica. Quindi adesso si pone come obiettivo quello di provare a sconfiggere di nuovo il drago, ma questa volta con la condizione stomatica. Tutti i giochi, da quello che abbiamo controllato, aiutano in qualche modo lo stato psicologico del giocatore. Alcuni direttamente, molti altri indirettamente, ma tra questi nessuna aiuta con il paziente stomatico. Inoltre il nostro gioco non solo la componente di gamification è parte della storia, è solo la storia, ma anche abbiamo aggiunto alcune meccaniche che aiutano a far capire che il protagonista è stomatico. Per esempio, noi abbiamo aggiunto la meccanica del cambio del sacchetto, e un'altra dove il giocatore potrà ricaricarsi la vita mangiando cibi che lasceranno i nemici sconfitti, e se seguirà una dieta corretta, allora la vita si potrà rigenerare più qualche bonus al giocatore stesso. Adesso passo la parola ai miei colleghi che mostreranno il prototipo. Eccoci. Come vedete siamo in un'ambientazione fantasy medievale e questo è il nostro villaggio dove è presente il giocatore. Come potete vedere, il giocatore ha un sacchetto bianco che rappresenta il sacchetto della stomia, appunto. E all'interno del villaggio lui può interagire con i personaggi, con gli abitanti. Qualcuno gli darà dei consigli, come questo, e gli dirà informazioni sulla propria dieta da seguire. Altri magari invece daranno delle frasi divertenti con cui può intrattenersi. E all'interno del villaggio la cosa importante è che il giocatore si prepari per il dungeon, cioè l'insieme dei labirinti che dovrà affrontare. Quando è pronto, il giocatore va a nord della mappa, a nord del villaggio, c'è questo corridoio e si entra nel dungeon. All'interno del dungeon, come potete vedere, abbiamo in alto a destra la minimappa, ovvero una visione zoomata della mappa del giocatore, e si entra dentro le stanze. Ogni stanza avrà un insieme di nemici da combattere. E come possiamo vedere, in basso a destra abbiamo l'interazione del giocatore, ovvero l'attacco e il cambio dell'arma, e in basso a sinistra invece un'interazione per muovere il giocatore. E invece in alto a sinistra è molto importante, ovviamente, i cuori che indicano la vita, i punti vita, e la barra della stomia, ovvero indica il riempimento del sacchetto, e anche su questo ci sono state delle dinamiche, quando cambiarlo e come può portare dei bonus. E una cosa molto importante è anche l'uccisione, cioè la sconfitta dei nemici. Essi lasceranno dei cibi che è possibile raccoglierli. E questi cibi abbiamo detto che possono portare dei bonus o dei malus in base alla dieta consigliata per un bambino stomatico. Ovviamente tutti i tipi di cibo daranno dei piccoli bonus sempre, altri però potrebbero portare alcuni malus. Esiste una stanza speciale, che è quella del boss, appunto, si interagisce con questa fantastica mela e apparirà il boss del livello, che è ovviamente molto più difficile da sconfiggere degli altri, ma che darà vari potenziamenti al giocatore una volta sconfitto e porterà magari armi speciali o dei bonus speciali che il giocatore aveva. Per la preparazione del boss è molto importante anche il controllo della barra della stamina, perché
perché quella prenderà tempo e avrà bisogno di essere cambiata in caso. Una volta sconfitto il boss abbiamo visto apparirà un portale per tornare al villaggio principale. Nel villaggio principale di nuovo si potrà interagire con gli NPC, con i giocatori che magari, gli abitanti del villaggio che magari daranno consigli al giocatore su come affrontare i prossimi livelli, che saranno di crescente difficoltà. E ogni livello infatti sarà un po' più complesso di quelli precedenti, fino ad arrivare al livello in cui esisterà il boss finale, cioè ovvero il drago fatidico di cui parlavamo prima, che darà il riscatto del giocatore. E con questo crediamo di poter offrire un'esperienza che guidi il giocatore verso una visione più positiva della propria condizione. Grazie a tutti. Grazie a te, Pietro. Avrei una domanda. Adesso magari mi aiuta Giovanni in questo. L'idea, ho capito bene, no? L'idea è quella di creare una sorta di dipendenza per riutilizzare, per giocare nuovamente al gioco. È uno degli obiettivi che vi siete dati, quindi? Cioè creare in qualche modo una dipendenza? Una dipendenza? No. In che senso? Sembra un po' forte come parola. Non è però tanto una dipendenza, ma un insegnamento implicito nel fatto che attraverso il gioco il giocatore si possa immedesimare nell'eroe stomatico e vedere come l'eroe riesce a sconfiggere i nemici e affrontare le proprie difficoltà e a vincere magari nel gioco, imparare da questo come può farlo anche lui nella propria vita. Ok, vi ringrazio. Giovanni, quali sono le difficoltà nella produzione di un progetto come quello che abbiamo appena visto? Ma le difficoltà sono notevoli, dovete tenere anche conto del fatto che questi allievi stanno preparando e sostenendo altri esami mentre seguono questo insegnamento. E quindi vi posso assicurare, perché l'ho visto personalmente, che hanno lavorato la notte per fare questo lavoro. E gli fa decisamente onore il fatto che stiano continuando a lavorarci anche dopo la fine del concorso. Quindi questo vi dà una misura dell'importanza che hanno attribuito a questo lavoro. Quando ormai già sapevano che la valutazione dei giurati era stata fatta, ora hanno continuato a lavorarci. In questo caso stanno continuando a lavorarci tuttora. In questo caso non hanno avuto il tempo di raccontarlo, ma anche qui c'è una storia dietro questo gioco. Il giocatore all'inizio subisce un danneggiamento che lo rende il suo personaggio un personaggio che ha un'astomia, e poi uno dei, diciamo così, degli aspetti più interessanti del gioco è che dimostrerà a se stesso all'interno di questo mondo virtuale di poter rivaleggiare contro gli avversari che incontrerà, nonostante le difficoltà derivanti dal fatto che è portatore di stomia. E quindi questa è una tipica situazione in cui la gamification dimostra che se si mappano all'interno di un contesto ludico delle dinamiche che sono quelle della realtà, si riesce ad aggiungere valore, si riesce a dare un messaggio che aiuta, in questo caso e dal punto di vista psicologico soprattutto, aiuta il paziente ad accettare la propria situazione. Quindi sicuramente è stato anche questo un progetto di valore a tutti gli effetti. Io ringrazio i ragazzi e passiamo al prossimo progetto. Che è Dungenostomia, con i ragazzi del gruppo Samuele Carotti, Luca Laghezza e Matteo Civello. E ovviamente sono qui con noi. Matteo, benvenuto. Salve a tutti. Samuele. Buongiorno a tutti. Abbiamo perso Luca, giusto? Arriverà. E raccontateci il vostro progetto. Allora, parto col dire, poi in realtà dovrei passare la parola a Luca, quindi spero entri. Parto col dire che abbiamo cominciato con dare un nome molto... abbiamo cercato di darlo simpatico al gioco, chiamandolo Dungeostomy. Nei giochi tipicamente un dungeon è un posto in cui tu vai a fare esperienza,
quindi abbiamo coniugato il fare esperienza dei dungeon con l'astomie, quindi dungeon ostomi. Questa era la cosa principale, più carina che ci è venuta in mente. Però, allora, a questo punto io in realtà volevo passare la parola a Luca, però non c'è, quindi credo andrò io. Sì, raccontaci tu, poi arriva Luca e gli diamo la parola. Sì, allora, il nostro gioco richiede fondamentalmente due persone dotate di due diversi dispositivi per poter essere giocato. Preferibilmente queste dovranno essere nella stessa stanza per poter aumentare il livello di cooperazione che sarà necessario appunto per andare avanti nei vari livelli che proporremo. Il target appunto quindi sono le famiglie, però più nello specifico sono il bambino dai 7 ai 13 anni circa ed un suo caregiver. A differenza quindi dei nostri colleghi che ci hanno preceduto, abbiamo cercato di dare importanza anche al caregiver, alle sue necessità, e quindi uno dei punti focali di quello che è il nostro gioco sarà anche far capire quindi le reciproche difficoltà nel svolgere il proprio ruolo, cioè nel senso non solo il bambino chiaramente, che è il punto focale di tutto questo progetto, avrà delle difficoltà perché comunque sarà lui il portatore dell'astomia, ma anche il caregiver che si ritrova comunque davanti a una situazione in cui non è mai stato, dovrà sapersela insomma giocare per poter fare tutto nel modo corretto e non fare danni, insomma maggior danno. Quindi niente, il gioco ha quindi come obiettivi questi due che ho appena detto. Chiaramente ce ne sono anche altri, ma questi sono gli obiettivi sui quali ci siamo focalizzati di più. Diciamo che al massimo delle nostre possibilità abbiamo provato a inserire più cose utili possibili all'interno del gioco. Comunque all'interno dei livelli ci saranno degli enigmi da risolvere, per i quali appunto sarà necessario un certo livello di cooperazione tra i due giocatori, che qualora questa non ci fosse, insomma non potranno andare avanti i livelli. Ma nonostante ciò, una volta che i vari livelli verranno finiti, verranno dati dei punteggi sotto forma di cuori, che sono dei cuori che indicano inizialmente anche le vite. Diciamo, non entriamo troppo nel dettaglio per non prendere troppo tempo, quindi adesso cerco di farvi capire al meglio. E questi cuori, che vedeteli diciamo come delle stelle dei classici giochi, potranno essere variabili da 1 a 3, quindi questo dovrebbe, diciamo, tra virgolette, garantire un certo livello di giocabilità, perché una volta che un livello si è finito si potrà rigiocare per avere un punteggio migliore. Comunque, nonostante tutto, abbiamo cercato di rendere l'idea iniziale, che era molto più particolare, molto più piccola, puntando quindi alla semplicità di utilizzo del nostro gioco, e puntando anche sulla velocità con le quali verranno fornite e anche recepite le informazioni utili alla cura del bambino durante, diciamo, questo percorso, cercando quindi al nostro meglio di contestualizzarle quindi poi anche all'interno del nostro mondo fantastico, seppur piccolo, che abbiamo creato. Ecco. Adesso ci ha raggiunto anche Luca. Ce l'ho fatta. Okay. Buongiorno a tutti. Ciao Luca, vai, allora ti lascio la parola. Ma io penso che Sam comunque abbia detto la maggior parte delle cose. Quello che noi volevamo creare era un forte legame tra il paziente e il caregiver. E questo per far capire meglio tra ai due le esigenze dell'altro. Quindi sinceramente io passerei a far vedere il prototipo proprio per dare l'idea della nostra creazione e di quello che noi volevamo rendere. Perfetto, allora vi presento il prototipo. Ok. Allora, io attualmente controllerò soltanto questo personaggio perché per ovvi motivi non uno di questi ha il controller sul dinosauro e tramite la tastiera invece riesco a controllare il bambino. Matteo, condividici lo schermo, altrimenti non ti seguo. Sì. Eccolo. Ok, vai pure. Ok, ad esempio, all'inizio abbiamo un problema di tipo ambientale, come diceva Samuele, un enigma di tipo ambientale, dove
il nostro dinosauro non riesce a passare attraverso una porta. I due dovranno coordinarsi, quindi dovranno uno dei due dovrà azionare un interruttore, a quel punto l'altro potrà passare. Questo ha effetto, ci sono due tipi di enigmi. Uno è quello là dove, ad esempio, uno dei due player deve rimanere fermo sopra a un trigger, diciamo, per farlo passare, e un altro invece è una volta che ci si sale, non torna indietro l'effetto. In questo caso la porta, come vedi, si richiude, invece in alcuni casi no. Come vedete ci sono degli oggetti che danno dei danni, che ti regano dei danni, al personaggio che ci passa sopra. Abbiamo due effetti diversi per quanto riguarda i cibi. Quando il nostro bambino tocca un cibo, viene chiesto al caregiver se il bambino può mangiare o meno questo cibo. In caso questo cibo sia dannoso per il bambino, allora diciamo gli viene tolta una percentuale di vita a entrambi. Altrimenti, se il cibo è, diciamo, salutare, come in questo caso ad esempio, se gli dico sì, ok, puoi mangiare la mela, la vita gli si ricarica un po' a tutte e due. Perché? Perché il caregiver ha dato la scelta giusta di far mangiare questo cibo al bambino, e il bambino, avendo mangiato il cibo corretto, diciamo, metaforicamente gli viene ricaricata la vita. A questo punto c'è un altro enigma ambientale, più in alto. Aggiungo, mentre arriva all'altro enigma ambientale, che questa meccanica del fatto che vengono dati dei punti vita se si prende il giusto cibo, avrà, diciamo che lo potrà decidere soltanto il caregiver se dare da mangiare al bambino. Quindi proprio per questo motivo, e per far capire quello che dicevo prima, le reciproche difficoltà, a metà di ogni livello più o meno scambieremo di ruolo i due giocatori, di modo che il bambino controlli il caregiver e il caregiver controlli il bambino, e anche anche il bambino abbia la possibilità a sua volta di decidere se dare da mangiare o no a quello che in gioco appunto è il bambino ostomizzato, decidendo lui stesso se un cibo secondo lui sia dannoso o meno, e quindi recependo l'informazione. Esatto, un'altra cosa che non so se si era capita in precedenza era che le tre vite in alto, queste qui, con i cuori, in realtà sono condivise, non ricordo se è stata detta questa cosa. Esempio, se io adesso muoio con, diciamo, il personaggio, il bambino, la vita viene scalata, ma stessa cosa succede se si muore con l'altro personaggio, quindi le tre vite sopra sono in comune, mentre invece ognuno ha questa barra che agisce, diciamo, di vita propria, diciamo così. Non so, Samuele, vuoi aggiungere altro? Diciamo semplicemente, cerco di semplificare quello che ha detto Matteo, ogni giocatore ha la sua barra della vita che viene riportata sopra la sua testa, e poi insieme hanno i tre cuori in alto al centro dello schermo che rappresentano le vite in comune, che vengono persi ogni volta che uno dei due giocatori perde la vita, semplicemente. Non volevamo andare troppo nel dettaglio per non prendere troppo tempo, ma mi sa che... Grazie. Grazie ragazzi, siete stati molto gentili, e soprattutto è molto chiaro il concetto, che mi sembra di capire che ci sia un'interazione, quindi potranno giocare, secondo la vostra idea, entrambe contemporaneamente. Certo. Sì, esatto. È un gioco pensato come multiplayer, per coinvolgere, diciamo, entrambe le tipologie, quindi sia il caregiver che, secondo noi, avendo fatto delle interviste a veri e propri caregiver, ci è sembrato, diciamo, giusto, non trovo un altro termine, per dare la loro importanza, esatto, cioè nel senso che comunque... Di rappresentare in qualche modo il legame che c'è tra loro. Certo. Sì, esatto, sì, esatto. Diciamo, volevamo far... vedere che entrambe le figure sono importanti in questo contesto, quindi perché magari
spesso si vede la persona stomizzata, che ovviamente sta male, ma in realtà anche il caregiver ha, secondo noi, un bisogno di essere formato, perché diciamo nessuno di noi nasce caregiver, quindi abbiamo voluto dare il Cesare a quel che è di Cesare, diciamo. Una visione completa. E io vi ringrazio, ragazzi, e chiedo a Pier l'importanza di questa cosa, no? Quanto è importante coinvolgere il caregiver, quindi questo progetto in qualche modo è fondamentale ed era una delle cose sulle quali puntiamo di più, anche perché, come diceva prima uno dei ragazzi, non si nasce caregiver, bisogna anche lì formarsi ed essere vicini. Io devo dire che anche qui il contributo dato da Edoardo e è amico della FAIS, ragazzo giovane, stomizzato, credo che loro come gruppi abbiano avuto grande ispirazione dall'incontro che hanno fatto con Edoardo e Camilla, la sorella di Edoardo, perché secondo me Camilla ha sintetizzato perfettamente quelle che possono essere la forza e la debolezza di quel momento, perché quello che secondo me è alla base di tutto questo è che anche chi in questo momento, parlo di stomizzato, ma in generale chi vive una fragilità in quel momento, deve anche stare attento a riferire chi è a fianco a determinati stati fisici e mentali, perché chi è a fianco non ha ancora il software per decifrare bene quello che sta succedendo, per cui io posso dire che mi fa male l'addome perché è un dolore normalissimo, chi è a fianco a me, il caregiver, amplifica questa cosa o può amplificare questa cosa a mille, e quindi rompere un equilibrio che è fondamentale in questo, diciamo, gioco. E loro hanno, sì, il fatto che sia multiplayer aggiunge un altro elemento importante a quelli che sono tutte e quattro le soluzioni, perché Nicola mi pare l'abbia detto prima, al di là, diciamo, del vincitore, ogni singola soluzione ha degli elementi che possono essere estrapolati e molto utili per le soluzioni future definitive. Nicola, volevi aggiungere qualcosa su questo progetto? Quello che ci ha colpito è soprattutto la fase di interazione, no? Abbiamo visto tre progetti, tre approcci completamente diversi allo stesso problema, e questa è la forza di questo contest, cioè raccogliere idee che diciamo solo chi era digiuno del problema poteva darci, perché altrimenti chi ha più conoscenza del dominio tende a autoinfluenzarsi. Invece qui, buttando, diciamo, uno stimolo in un contesto completamente fertile, abbiamo visto tre progetti, adesso vedremo anche il quarto, che affrontano questo tema veramente da quattro punti di vista differenti. È per questo che poi ne prenderemo un pezzettino di ciascuno per poter andare avanti. Ok. Giovanni, questo progetto ha delle caratteristiche diverse o più complesse rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza? Beh, dal punto di vista tecnico ha un elemento di complessità aggiuntivo legato al fatto che dovete immaginare una situazione in cui saranno due giocatori con due dispositivi mobili, quindi due tablet o due telefoni che interagiscono, oppure se vicini, ma non necessariamente, scambiandosi periodicamente ruolo, perché come hanno spiegato gli allievi, l'idea, che forse è una di quelle che aggiunge maggiore valore al progetto, è quella che il bambino possa sperimentare nel gioco il ruolo dell'aiutante, che è rappresentato da questo piccolo dinosauro che c'è all'interno del gioco, e il caregiver a propria volta possa mettersi nella posizione del paziente. Quindi questo fa identificazione, dal punto di vista tecnico è un elemento di complessità sicuramente aggiuntivo, ma il valore aggiunto è nell'idea stessa. E loro l'hanno scelto, un tipo di progetto, quando sono state prospettate le diverse opzioni, che prevedesse il coinvolgimento del paziente, ma anche del caregiver, che servisse ad entrambi per migliorare il rapporto, per rendere più efficace la collaborazione nella gestione della sofferenza.
Perfetto, andiamo al prossimo progetto che si chiama This is my Stormy. Adesso ce lo diranno meglio i componenti del gruppo, Alessandro Manfredi, Giuseppe Trippa, Valerio Pradisi, che sono qui con noi. Benvenuti a tutti. Buongiorno. Eccoci. E vi diamo subito la parola perché ormai il nostro tempo sta per esaurire, quindi andremo un po' più velocemente. Raccontateci il vostro progetto. Allora, faccio una panoramica io velocemente, intanto Valerio mette il prototipo. E il nome del gioco è This is my story, la M non si legge, è muta. Okay. Ed essenzialmente l'obiettivo era di fornire una lente di ingrandimento su un giovane paziente stomizzato. Infatti il target che abbiamo scelto noi è di circa dai 12 ai 17 anni, quindi dell'adolescenza. Essendo gli adolescenti molto inseriti nel mondo social, la nostra applicazione voleva essere un po' il legame tra il mondo dei social e il mondo della stomia, che è un po' meno conosciuto, mentre il mondo dei social è veramente diffuso ormai. E quindi il nostro personaggio viene inserito in un contesto moderno in cui vuole diventare un famoso influencer, e lo farà condividendo dei video, diciamo, in una realtà fittizia, in cui andrà ad affrontare diversi tipi di meccaniche di gioco. Inoltre però inizierà a responsabilizzarsi sugli aspetti della sua condizione, e quindi andrà ad affrontare delle meccaniche di gioco relative al cambio del sacchetto e all'alimentazione, alla corretta alimentazione. E qui adesso passo la parola a Valerio, che è appena entrato nel prototipo. Buongiorno a tutti. Come vedete, sì, il nostro personaggio vivrà, insomma, la sua vita da influencer all'interno della sua casa, e oltre a, diciamo, creare video e divulgarli a tutti i suoi fan e follower, dovrà svolgere le sue attività quotidiane per, diciamo, supportare questa attività. Adesso vi farò vedere qualcosa nella sua camera, ovviamente crea i video, quindi sia, insomma, per iniziare il video si ha questo piccolo, diciamo, gioco che serve nell'avviare, simulare l'avviamento proprio pratico della fotocamera, in modo tale da iniziare il video. Si sceglie il tipo di video, ad esempio video abilità. Si devono sostanzialmente tagliare le icone corrette corrispondenti alle attività che diciamo il personaggio può effettuare. Ad esempio la box non è consigliata per un ragazzo con stomia, mentre il calcio tranquillamente sì, quindi in questo caso vanno selezionate le icone giuste. Questo è un caso di errore e si ottengono meno punti semplicemente in caso di errore. Una volta finito il gioco, si è realizzato il video, si condivide e si ritorna nell'ambiente della casa. In questo contesto, ovviamente, come ho detto, deve svolgere le sue varie attività, tra cui il cambio del sacchetto, ad esempio, o comunque l'igiene quotidiana della stomia. In questa meccanica la particolarità è che casualmente può capitare un imprevisto, esatto, e l'imprevisto va risolto selezionando un prodotto, il prodotto più adeguato, e questo ci permetterà di prenderci cura, simulandola effettivamente, la propria stomia. Una volta fatto questo, si svolgono le attività, cioè si usano i prodotti quotidiani per il mantenimento della stomia, e non vedo più niente, scusate, e sarà lo sbaglio. Questo era esatto lo sbaglio, non vedo più perché ho questa schermata. Comunque, una volta finita la manutenzione, si posiziona il sacchetto in maniera proprio pratica, trascinandolo sullo schermo e posizionandolo nella posizione corretta, dopodiché si finisce e si torna si ottiene un punteggio e si torna alla schermata iniziale. L'ultima meccanica che abbiamo introdotto, ma ne abbiamo pensate anche molte altre, avviene in cucina. In cucina ci sono due meccaniche, quella di preparazione del pasto e di lista della spesa, quindi anche qui si prepara il pasto, più o meno la meccanica è simile a quella del cambio del sacchetto, ovvero si selezionano i cibi più appropriati
e per, diciamo, confezionare il giusto pasto nella modalità chef o modalità o insomma nella modalità sbagliata, che è quella poltiglia, l'abbiamo chiamata. Tutte queste mini, diciamo, meccaniche servono per, diciamo, aumentare le abilità singole del nostro personaggio, che abbiamo diviso in tre categorie: istruzione, manualità, cosa è successo qui? Guardate. Istruzione, manualità e interazione, e queste le può, diciamo, aumentare facendo i vari minigiochi. Ovviamente la manualità viene aumentata tramite il cambio del sacchetto e la cucina, l'interazione ovviamente tramite i video, in tutto ciò alla base dell'istruzione, che aumenta ad esempio con l'imprevisto, perché vengono risolti dei problemi nuovi ogni volta, oppure tramite la realizzazione dei cibi. In generale, e qui lascio la parola anche ai miei colleghi per spiegare magari i possibili sviluppi futuri, abbiamo pensato a una classifica globale che raccolga tutti i giocatori e a una personalizzazione del personaggio più dettagliata, insomma. E non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Allora, ci sono delle domande più che altro, perché essenzialmente il concetto era questo, quello di condividere dei video fittizi, diciamo, e quindi guadagnare followers e di affrontare appunto le tematiche della stomia come attività di non di contorno, ma di complementari, diciamo. Il personaggio affronta le meccaniche relative alla stomia, diventa più bravo in quelle meccaniche e, guadagnando quei punti abilità da quei tipi di meccanica, quindi farà dei video sempre migliori, quindi guadagnerà sempre più followers. Diciamo, il social e il video e le meccaniche della stomia sono complementari l'una all'altra, in modo tale che facendo una cosa aumentano i followers e facendo l'altra, diciamo, aumentano i punti abilità. E essenzialmente nello sviluppo che poi dell'applicazione vera e propria ci deve essere magari una competizione tra tutti gli utilizzatori dell'applicazione, nel senso c'è una classifica di tutti i followers. E la cosa secondo me interessante è che il ragazzo di solito è passivo verso i social, invece in questo gioco, in questo contesto, viene messo nel ruolo di un influencer, cioè lui che condivide, lui che manda i messaggi, lui che sensibilizza. E questo, diciamo, è il legame che volevamo dare tra le due. Ragazzi, avete in qualche modo provato a contestualizzare il progetto alla società attuale, quindi cercare di, tra virgolette, colpire i giovani di oggi, perché quelli della mia età i social non li avevano. Vi ringrazio, ragazzi. Chiedo a Giovanni se ci vuole aggiungere qualche dinamica ulteriore rispetto al progetto. Altrimenti, con Nicola e Pier andiamo avanti. Grazie, ragazzi. Andare avanti. Complimenti, ragazzi. Okay. Perfetto. Volevo approfittare, visto che abbiamo visto tutti i progetti, manca la parte principale, la parte più importante, e in un contest, per ovvie ragioni, ci deve essere un vincitore. Prima di passare al vincitore, però, volevamo ringraziare, oltre alla giuria che ripropongo, uno speciale ringraziamento a chi è stato citato più volte durante le presentazioni, vero Pier? Sì, sono stati citati, ma come dire, non guasta mai ricitarli. Edoardo, perché per noi è stata già dal prima volta che l'abbiamo incontrato, diciamo, anche fonte di ispirazione, e ogni volta che viene chiamato a testimoniare la sua esperienza è sempre a disposizione, come lui, come anche Camilla, sua sorella, e anche Maurizia, la mamma, per citare sempre, la mamma ci sta sempre. E poi Anna Villarini, che tutti conosciamo, la nutrizionista, biologa nutrizionista dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, altra figura per noi importante di riferimento su questo campo, e chi ha seguito tutte le presentazioni dei giochi avrà intuito che l'interazione con Anna sulla nutrizione è stata non solo ascoltata, ma anche messa in atto.
tutto, e ad Anna un altro grande ringraziamento per la sua sensibilità e anche amore per quello che fa, e poi a Roberto Poeta della Fondazione Vole Ambulanza, altra istituzione che tramite Roberto, Danila e tutte le varie strutture con le quali noi ci interfacciamo, ci è sempre stata vicino e sta dando un contributo fondamentale per il testing delle nostre soluzioni software. Sono certo che continuerà ad esserlo, perché è un'eccellenza a livello nazionale, non solo, quindi per noi è anche motivo di grande vanto tutto questo. E poi il ringraziamento lo devo fare sempre, perché mi piace assai, a Nicola, perché Nicola, come dire, è colpevole, mi viene da dire, è colpevole di tutto questo. Io umilmente, diciamo, lo seguo e cerco di essere alla sua altezza, una competenza e un entusiasmo che chiunque fa associazionismo alla presidenza di una federazione nazionale vorrebbe, perché da buon ingegnere fa tutto il compito, dall'inizio alla fine, e nelle associazioni di volontariato è veramente un bene prezioso. Lui sa che io penso questo, ma secondo me è giusto che lo sappiano anche gli altri, perché c'è tantissimo lavoro. E quindi non smetto mai di ringraziarlo, ovviamente. Prima di lasciare la parola a Nicola, che penso, immagino, voglia dire qualcosa dopo queste parole, faccio entrare con noi, perché dobbiamo andare nella fase successiva, dai, che si prende, la premiazione, il professor Francesco Lutrario ed il professor Emanuele Panizzi, per procedere poi con la premiazione. Nicola. Sì, io volevo ringraziare Pierre, ringraziare tutti quanti le persone che hanno partecipato a questo progetto e in generale che ci seguono in questa avventura che si chiama Smart Host Me Support e su OpenMed, che sarà la sua evoluzione. È vero che ci vuole molta passione e molto impegno, ma lo si può fare solo con una squadra come quella che io ho incontrato e che continuo a incontrare. In questi progetti veramente la cosa bella è riuscire a interagire con persone di tutti i livelli, purtroppo a distanza perché non riusciamo a incontrarci, ma in modo molto proficuo, e ottenere dei risultati che secondo me sono rilevanti. Quindi avanti così verso poi la realizzazione del prodotto vero e proprio. Benissimo, e direi che ci siamo, possiamo iniziare con la scalata di progetti per arrivare al vincitore. E do la parola al professor Francesco Lutrario. Eccoci. Eccomi qui. Adesso, prima di iniziare, non so se avete delle motivazioni per tutti o solo per il vincitore, così ci togliamo da questo. Ma se vogliamo dare un breve commento, allora, intanto io ero piuttosto preoccupato dell'esito di questa iniziativa, perché ovviamente gli studenti si sono dovuti confrontare con un tema che è estremamente serio e necessariamente non hanno, per quanto possano essere preparati da un punto di vista metodologico e tecnico, non hanno la necessaria esperienza. E invece probabilmente è stata proprio la sfida e la passione delle persone che hanno incontrato a motivarli, per cui dal mio punto di vista ogni progetto ha degli elementi di eccellenza e ovviamente anche qualche debolezza, ma è proprio questa fase di progettazione e prototipazione che consente poi di fare dei test e di sperimentare, che permette di mettere in risalto le eventuali debolezze, le eventuali mancanze, e poi risolverle affinando il prototipo prima di arrivare al prodotto finale. Diciamo che tutti e quattro i progetti, come dicevo, hanno dei punti di eccellenza. Per esempio STEM è estremamente efficace, l'idea da un punto di vista della comunicazione, il fatto di avere appunto un aiutante è un'idea efficace per supportare e guidare, no, il giocatore attraverso poi le varie esperienze che propongono. Il secondo progetto utilizza una meccanica, questo progetto per esempio Ostomeza invece
una sua forza nell'integrazione tra la meccanica di gioco reale e la storia di background, perché l'idea di far danneggiare il protagonista e poi farlo reagire alle difficoltà che la vita gli ha posto è secondo me un'ottima idea che si integra perfettamente con la meccanica di un dungeon crawler. Il terzo progetto ha un'estrema ha diciamo la sua forza nell'essere un gioco collaborativo, cooperativo e anche come giustamente diceva Giovanni Bruni, il cambio di ruolo all'interno del percorso, che è una cosa, per quanto ci siano diversi giochi collaborativi, però quello di cambiare il ruolo durante il gioco è effettivamente un'idea molto originale. E comunque la meccanica del platform è una meccanica semplice e efficace rispetto a quel tipo di target, quindi anche questa è un'ottima idea. L'ultimo progetto, per esempio, ha come punto di forza che le meccaniche più educative sono più profonde, sono più sottili e quindi danno un contenuto maggiore da un punto di vista della formazione del giovane paziente stomatizzato. Quindi secondo me abbiamo raggiunto l'obiettivo. Nicola proponeva di fare una sorta di riduzione o comunque di costruzione dei migliori elementi di queste cose, non so, ci proveremo ovviamente. Però già ogni progetto probabilmente potrebbe avere una sua funzione specifica. Quindi andiamo al quarto posto. Facciamo vedere una slide? Sì, pensavo volesse dirlo lei. Il gruppo Aquarium con This Is My Story. Il quarto classificato. Io voglio aggiungere un'altra cosa, visto che stiamo vedendo i punteggi. Io ho avuto un'enorme difficoltà a stilare una classifica, perché sui tre criteri di valutazione ognuno dei progetti aveva, come dicevo prima, dei grandi punti di forza e qualche piccola debolezza. Credo che lo stesso problema, anzi ne sono certo, lo abbiano riscontrato anche gli altri giurati. Cioè, quindi è stato, faticoso, difficile e anche quasi ingiusto dover creare una classifica, però noi l'abbiamo dovuto fare. È la regola del contest. È la regola del contest, esatto. Andiamo avanti con la terza posizione, progetto STEM. E se siete d'accordo, io darei il vincitore, perché se diamo il secondo è quasi scontato che ci sia chi sia il primo. Quindi scorriamolo. Esatto, lo facciamo vedere subito dopo. Sì. Nel frattempo invitiamo i ragazzi a rientrare, perché i vincitori del primo progetto dedicato alla stomia è Ostomaze. Un applauso ovviamente ai ragazzi, ma ovviamente al secondo posto Dungestomy. E a sto punto chiederei, nell'attesa dell'arrivo dei ragazzi, un commento sul vincitore. Pier, presidente. Come emerso è stato difficilissimo, ma veramente, perché poi gli scarti in termini di numeri è di zero qualcosa tra i vari gruppi, quindi viene premiato quello che forse ha colpito maggiormente anche la sensibilità, perché dal punto di vista della preparazione, del lavoro, sono stati tutti e quattro allo stesso livello, quindi come mi preme sottolineare che non è di tutti e quattro noi prenderemo gli elementi di forza e tenteremo di produrli in un'unica soluzione che poi andrà bene e che sarà sviluppata. I complimenti ai vincitori, ma i complimenti a tutti. Non ci vedrete ancora, non è una minaccia, è stata assolutamente una bellissima esperienza. Facciamo i complimenti, credo sia arrivato uno dei rappresentanti del gruppo. Se comparissero sarebbe... Esatto, Pietro Dondi. Complimenti Pietro, siete i vincitori. Grazie mille. Un commento a caldo. Meno male. No, ho visto uno. Siamo molto contenti, gli altri si stanno connettendo, penso.
Siamo molto felici, diciamo, non ce l'aspettavamo sicuramente di arrivare primi, penso che comunque ce l'auguravamo, però è sempre una bella notizia. Eccomi, ci siete tutti? Sì. Eccomi qua. Salve. Professor Panizzi, un suo commento? Se ci sì. Non si sblocca il microfono. Eccolo, eccolo, eccolo. La sentiamo. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Sì. Abbiamo i vincitori. No, sono molto contento. Oh. Si è emozionato il professore, è andato via. Il microfono è emozionato. No, arriverà sicuramente. Adesso i prossimi step saranno quelli di provare ad integrare questi tre progetti. È un qualcosa di facile, di semplice, è un qualcosa che si occuperà sempre il laboratorio, giusto, professor Utrario? Ma questo lo valuteremo sicuramente con la FAIS, con Nicola, con Pier Raffaele. Noi la disponibilità la diamo. Ecco, è tornato Emanuele, se vuole... Sì, scusate, c'è stato una... non so se mi sentite ora. Assolutamente sì. C'è stata un'interruzione forse di rete. No, devo dire, sono molto contento in generale di tutto il lavoro che Francesco e gli studenti hanno svolto, anche con l'aiuto del tutor Giovanni e della FAIS, ovviamente. L'esito, secondo me, è per tutti e quattro molto buono, la scelta è stata difficile. Confermo quindi l'impressione che ha avuto anche Francesco e che hanno avuto gli altri nella decisione. Mi è piaciuto anche appunto l'empatia che questi progetti mostrano, no? Nei confronti poi del che poi la persona coinvolta, e questo secondo me è un aspetto anche molto importante. Quindi veramente sono contento e ringrazio tutti per questa partecipazione. Faccio i complimenti ovviamente ai vincitori. Grazie mille. Grazie mille. Bene, Ferdinando, non possiamo che ringraziare te, perché come al solito ci sopporti. Quando ti chiamo e ti chiedo supporto non ti sottrai mai, e questo qui per noi, ripeto, è un grosso valore. Io sono sicuro che ci rivedremo presto, non perché la FAIS punta moltissimo su questo tipo di soluzioni, e quindi poter iniziare un percorso per noi è fondamentale, avere questi partner di questo livello è ancora un valore aggiunto, quindi per quanto mi riguarda noi continuiamo su questa strada e ne vedremo secondo me delle belle. Proprio io ne approfitto nel ringraziare tutti voi e della possibilità di esserci sempre, ma ringrazio a nome di tutti anche i partner che hanno reso possibile queste esperienze, questa giornata e le altre che arriveranno, perché come dicevo FAIS ci ha abituati ad un mondo ricco di sorprese, quindi ringrazio tutti, ma in particolare io ringrazio i ragazzi che ci hanno dato la dimostrazione, non solo i vincitori, di utilizzare la tecnologia per migliorare la vita, la qualità della vita. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi.